Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie agli organizzatori, grazie alla dottoressa Cottafavi della sua presentazione. Se noi parliamo dei nemici invisibili della democrazia, noi abbiamo in questo lemma, nemici invisibili della democrazia, tre delle idee forza della storia intellettuale e politica dell'Occidente. Abbiamo l'idea della guerra, l'idea del vedere e l'idea del governo, del potere del popolo. Sono idee estremamente ricche di determinazioni, molto complesse, legate fra di loro lo sono ancora di più. Dobbiamo cominciare a sciogliere un po' questi legami per poter parlare in modo un po' determinato dei nemici invisibili della democrazia. Abbiamo detto l'idea forza del vedere. In realtà è un vedere che è un sapere, basta pensare al eidos e al theorein, cioè alla parola, al sostantivo e al verbo che occupano un posto gigantesco all'interno della storia della filosofia. Naturalmente il vedere implica anche l'invisibile. E implica anche qualche cosa di intermedio fra il visibile e l'invisibile, cioè gli spettri. E naturalmente è necessario attuare una chiarificazione sopra la gerarchia che c'è fra il visibile e l'invisibile. Noi possiamo dire che lo spiritualismo cristiano vedeva nella gerarchia, metteva nella gerarchia al primo posto, naturalmente, l'invisibile. Alberto Magno, cioè il maestro di San Tommaso, sosteneva che il mondo visibile è stato creato affinché gli uomini, mediante l'osservazione della terra, giungano alla conoscenza di Dio. Non solo, ma all'interno della cultura occidentale esiste una forte linea di tendenza verso una posizione aniconica, cioè una posizione che prescinde dalla immagine, poiché e preferisce la astrazione, perché sarebbe la astrazione che rende visibile ciò che rende visibile la trama razionale dell'essere nella sua purezza, mentre invece la raffigurazione di carattere realistico è meno essenziale. Pensiamo all'arte bizantina e abbiamo già compreso di che cosa stiamo parlando. Quelle non sono mosaici bizantini, non sono raffigurazioni, sono astrazioni essenziali. Tuttavia, è vero che in età moderna, per restringere un po' il campo, le gerarchie del vedere si ribaltano e prevale sicurissimamente il visibile e il render visibile attraverso una figurazione che è la prospettiva. Come ci ha insegnato Panofsky nella prospettiva come forma simbolica, la prospettiva è precisamente quella condizione nella quale il soggetto umano esercita potenza e dominio oggettivando ciò che vede all'interno di un reticolo, la prospettiva, creato dall'uomo. Non c'è in realtà una posizione naturalistica. C'è una, come dice per usare il termine di Panofsky, la prospettiva è l'inizio della antropocrazia moderna. Modo diverso da Panofsky, Heidegger, nell'epoca dell'immagine del mondo, aveva detto che la modernità consiste precisamente nel costruire il mondo come un'immagine. L'immagine è l'essenza dell'età moderna. L'immagine, il render visibile, il produrre visibilità. L'età moderna può essere definita una lotta per il vedere, una lotta per squarciare i veli che non consentono di vedere. Hegel, che pure non gli voleva molto bene, lo definisce meravigliosamente l'illuminismo, come la lotta contro l'ignoranza del popolo, gli inganni dei preti,
l'oppressione dei despoti. Ora, certamente diceva che l'illuminismo era poco illuminato verso se stesso. A parte queste osservazioni importanti, noi possiamo veramente affermare che le parole di Goethe Morente, mehr Licht, più luce, potrebbero essere messe a esergo dell'impresa moderna, che è l'impresa dell'Aufklärung, l'impresa dell'illuminazione, della lotta contro gli arcana imperi, contro i segreti che ineriscono al potere. Tutto ciò lo vediamo nel primo grande illuminista, che è Hobbes. Hobbes costruisce la politica come un'immagine, il Leviatano. Hobbes opera in tutto il corso di questo libro, che è l'incunabolo della modernità politica, Hobbes opera un continuo esorcisma contro l'invisibile e contro quelle realtà intermedie che sono gli spettri, sostenendo che sono tutte invenzioni, letteralmente invenzioni dei preti per coltivare l'ignoranza degli uomini. E queste invenzioni possono essere fugate e distrutte attraverso la scienza. La scienza, la sua scienza, la scienza politica, che noi poi mette sullo stesso piano della scienza nuova di Galileo, la scienza, ovvero la conoscenza delle cause seconde, che sconfigge quello che è il titolo del bellissimo quarto libro del Leviatano, il regno delle tenebre, che sono la Chiesa e le università. Il regno delle tenebre, cioè dove si dicono sistematicamente le menzogne, dove sistematicamente si pongono veli davanti alla verità e che devono essere squarciati dalla scienza. La scienza che è costruzione dell'immagine della politica, cioè dello Stato rappresentativo moderno. In parallelo, insomma, allo stesso titolo, l'illuminismo e la politica che adesso in vario modo si richiama è una lotta contro il segreto. Contro la menzogna, ma anche contro il segreto, anche se il segreto non è menzogna. In linea di principio non ci deve essere segreto. Tutto ciò, dal punto di vista teorico, può essere riassunto nel termine critica. La critica è precisamente quell'operatore che rende visibile l'invisibile a partire da segni o da sintomi. Pensate a Freud, a partire da un sintomo ti ricostruisce per causas, cioè attraverso le cause seconde, attraverso la scienza, ti ricostruisce una mappa dell'invisibile, di qualche cosa che non ha nemmeno il nome, no, l'es, cioè l'inconscio. Pensate a Marx, che attraverso un sintomo, cioè la reificazione, ti ricostruisce, genealogicamente, il rapporto di produzione capitalistico. Questo per quanto riguarda il vedere in età moderna. Il nemico, abbiamo detto, sono tre le idee, il vedere, il nemico e la democrazia. Il nemico, allora, noi sappiamo che conflitto e politica sono consustanziali. Può non piacere, ma insomma, è così. Ma non nel senso che di solito si dice perché polemos e polis hanno la stessa radice. Non è vero, non è vero. Polemos ha una radice pal, cioè la radice dell'agitare, il verbo pallo, ma anche il verbo pelemizo, vuol dire agitare. Polis è la radice pol, che poi in sanscrito è pur, ed è un'altra cosa. No, l'incontro, anzi, la consustanzialità originaria della politica e del conflitto sta da un'altra parte, precisamente nella parola che dà il nome al Festival di Filosofia di quest'anno, nella parola agon. Agon che non c'entra niente con agora. Agora deriva da ageiro, che vuol dire raccogliere, e dalla stessa radice del latino gregge, grex, e non c'entra nulla. No, agon viene da ago, agein, e significa
ha lo stesso titolo, con la stessa costanza, con la stessa durata cronologica, con la stessa estensione negli autori, cioè in tutti gli autori attici, significa, da Omero in poi su tutti gli autori attici, significa tanto piazza, luogo per le adunanze, quanto la folla che si reca in quel luogo, quanto ancora il conflitto e la azione. Proprio la stessa parola, vuol dire tanto la piazza quanto il conflitto. Eccoci. C'è una consustanzialità fra la politica e il conflitto che è presente, guarda caso, in Agon. Che cos'è il nemico? Noi non possiamo neanche lontanamente pensare di fare una storia del nemico, perché vuol dire fare la storia di tutto l'Occidente, per stare stretti. Il nemico è, diciamo così, è una presenza sfidante e costituente, nel senso che si ha a che fare con la paura della morte, certissimamente, se no non è un nemico, e nel senso che si passa attraverso il nemico per esistere. Non si esiste in modo pieno se non si ha avuto paura di un nemico. Tesi esplosa addirittura in Hegel, no? Cioè, senza la dialettica servo signore non parte la fenomenologia dello spirito, tesi riassunta da un poeta tedesco, Theodor Doebler, quale a un certo punto sostiene il nemico è il nostro problema in figura, cioè il nemico non è un altro da noi, il nemico siamo noi che ci rappresentiamo. In età moderna vi sono due modi fondamentali per trattare il nemico, quello di Machiavelli e quello di Hobbes, tenerlo dentro e buttarlo fuori. Tenerlo dentro è Machiavelli. L'essenza delle repubbliche è il conflitto fra i due umori. Buttarlo fuori, Hobbes, la politica è una immane macchina di spoliticizzazione e di neutralizzazione. Serve a tenere fuori i conflitti, dentro c'è l'ordine e solo l'ordine, fuori c'è la guerra. Sono due modi diversi, noi siamo figli del modo hobbesiano, non siamo figli del modo machiavelliano, ma questo non importa. Diciamo così, il nemico che cosa c'entra con la visibilità? Tutto, perché stiamo parlando dell'età moderna, ma in realtà è sempre fatta così, ma l'età moderna è ossessionata da questo. Il nemico è un'entità sfidante, costituente, adesso vedremo cosa vuol dire costituente, visibile. Sotto il profilo storico questo vuol dire una cosa semplicissima. Un nemico, per essere un nemico, deve essere un cittadino di un altro Stato con addosso una divisa che lo rende riconoscibile. Questo gli dà il diritto di essere nostro nemico e di essere trattato come nemico, altrimenti viene trattato molto male, come un aggressore illegittimo. Ecco. La visibilità del nemico è fondamentale, la modernità ne ha bisogno disperatamente, la modernità è un tentativo di ordine e fra gli ordini di cui ha bisogno c'è la visibilità del nemico. Naturalmente nulla dura in eterno, meno che mai la modernità, che già nel XX secolo comincia a maneggiare molto più frequentemente il nemico invisibile che non il nemico visibile. E il nemico è il nemico invisibile, a differenza del nemico visibile che alla propria essenza nel concetto di paura e quindi di coraggio per battere la paura, il nemico invisibile non ha a che fare col coraggio, il nemico invisibile ha a che fare con l'angoscia, che è una cosa diversa dalla paura, assai peggiore. Due titoli per capirci, Cavafis, poeta, le invasioni barbariche, ve lo ricordate? La città che aspetta l'arrivo dei barbari, non li vede, però sa che stanno arrivando, sono a un giorno di cammino
E tutti i cittadini, chi per un verso, chi per l'altro, sono tanto contenti che arrivino i barbari perché i problemi li risolveranno loro adesso. E alla fine, drammaticamente, i barbari non arrivano. Grandiosa delusione, i problemi restano tutti lì. Il nemico invisibile, fonte d'angoscia. L'altro nemico invisibile per noi italiani, Cavafis è un poeta greco, per noi italiani Buzzati, il deserto dei Tartar, la vita è precisamente aspettare il nemico che non vedi. L'angoscia continua dell'attesa che ti uccide è perché il nemico non ce l'hai più. Non vi dico oggi. Le guerre di oggi, che non sono a rigore nemmeno guerre, la gente muore lo stesso, ma non sono vere guerre, non lo sono precisamente perché i nemici non sono visibili. Perché non sono visibili? Beh, perché nessuna mente, nessuna forza umana potrà mai districarsi fra l'insieme di bande armate che si combattono sul serio, non per scherzo, si combattono sul serio, dal Medio Oriente al Nord Africa, ciascuna perfettamente indistinguibile dall'altra, ciascuna tanto fungibile, tanto appunto indistinguibile, che le potenze dell'Occidente sono alleate in Siria con determinate bande che in patria, in Occidente, definiamo terroristi. Proprio gli stessi. Questo è un nemico invisibile, cioè un nemico che non è che non abbia volto, no, li ha tutti. Ha il volto di tutti. Che è uno dei buoni motivi per i quali, almeno finora, abbiamo cercato di non mettere piede in un posto dove non sai chi è il nemico. C'è di sicuro, ma non sai chi è. Democrazia, terza parola chiave. Anche qui non è ridicolo pensare di parlare di democrazia, stiamo parlando di democrazia moderna, per cui escludiamo tutto l'apparato antico che non è assimilabile a quello moderno. Colleghiamola al vedere, che cosa c'entra la democrazia col vedere? Tutto. Perché? Beh, perché la democrazia è il popolo, che può essere un popolo come compattezza o un popolo in quanto composto di individui, questo è il punto fondamentale, insomma, il popolo, nelle due accezioni che esso ha, visibile o per sua presenza, presenza diretta. Il popolo riempie lo spazio pubblico, adesso vediamo che cosa vuol dire, oppure il popolo in quanto rappresentato. In entrambi i casi la democrazia ha a che fare con la visibilità del popolo. Ci deve essere un modo per vederlo. O è il popolo, come dire, massicciamente presente, al di là della metafora, diciamo il popolo che esercita il potere costituente. Popolo che impegna lo spazio pubblico in chiave rivoluzionaria. Oppure il popolo rappresentato nelle istituzioni rappresentative. Sempre si vede. Se non c'è questa visibilità, la democrazia è un sondaggio d'opinione. Vuol dire telefonare a casa la gente e chiedergli, ponendo domande sulle quali le persone non hanno alcun controllo, domande preconfezionate, in cui si dice, bene, lei sceglie Tizio, sceglie Caio, in segreto, in anonimato, invisibilmente. Questo non è democrazia. Altra connessione della democrazia e della visibilità, evidentemente, la trasparenza del potere. Il potere deve, in una democrazia, dovrebbe essere tutto in scena, senza retroscena. Cioè, cittadini, al di là del fatto che
secondo un'accezione sostanzialmente impraticabile di democrazia, i cittadini esercitano il potere direttamente, che ripeto è impraticabile, certamente l'idea di vedere in scena il potere. Dunque, no ai retroscena, no agli arcana imperii, no alla potestas indirecta, cioè a forme di potere che non si presentano come tali. Ma la democrazia non è soltanto questa spietata visibilità. Questo è, se c'è solo questo, siamo all'interno di una sorta di incubo giacobino. La democrazia contiene anche gli individui, la democrazia moderna, ai quali è garantita la non visibilità, quella che volgarmente si chiama privacy. La privacy, o privatezza, che sarebbe meglio dire, non è soltanto la sfera della intimità, che è ovvio, ma è anche la sfera dell'interesse privato, che legittimo, che è l'interesse privato, da parte sua poco disposto a farsi vedere, ma anche da parte della struttura profonda della democrazia moderna, non necessariamente qualche cosa che deve essere portato alla luce a tutti gli effetti. Una volta, come si dice, pagate le tasse, con la garanzia che tu non stai commettendo illegalità. Non è ovvio che la dichiarazione dei redditi debba essere resa pubblica. E infatti non lo è. Non è ovvio che i bilanci di un'impresa assolutamente, completamente privata, no, non in mano ad azionisti, ma di proprietà privata, che siano bilanci che debbano essere resi pubblici. Non per niente è ovvio. Il privato esiste come sfera della non visibilità. Allo stesso titolo, in una democrazia esiste anche il segreto. Infiniti tipi di segreti, segreti d'ufficio, segreti professionali, il segreto di Stato. Dice, ma allora che razza di democrazia è? La differenza fra il segreto di Stato e gli arcani imperii è enorme. Gli arcani imperii sono il fatto che il potere è nascosto perché i cittadini non hanno alcun diritto, meno che mai il diritto di vedere il Signore all'opera, e dunque il potere è nascosto per arbitrio, per natura e per arbitrio. Mentre invece il segreto di Stato nasce da una legge, approvata attraverso un iter assolutamente ordinario, cioè nel nostro caso, ad esempio, dal Parlamento italiano, cioè dai rappresentanti del popolo, che per legge stabiliscono che determinati ambiti di operazione dello Stato sono riservati, coperti a vari livelli, fino ad essere completamente opachi anche per la magistratura. Questa ultima fattispecie è in realtà per legge estremamente rara. Poi lasciamo perdere, perché dal punto di vista teorico non ci riguarda, anche se ci riguarda moltissimo dal punto di vista politico, il fatto che del segreto di Stato si fa di solito un uso scellerato. Ma questo appunto, qui stiamo parlando a livello di dottrina. Dunque, c'è una contraddizione di fondo della democrazia, che è ineliminabile, non c'è niente da fare. Esigenze di trasparenza e di visibilità del potere e, al tempo stesso, esigenze di privatezza del singolo e di sicurezza dello Stato. La sicurezza dello Stato sulla base del principio che lo Stato vuole essere sicuro per poter poi fare il tuo bene, non per poterti far del male. Bene. Democrazia e visibilità, dunque, è una questione che non trova una soluzione. È un equilibrio, se c'è, quando c'è, di incerto, instabile, di contraddizioni. Democrazia è nemico. Allora, prima tesi,
La democrazia è la pace. La democrazia c'è quando non ci sono mai nemici, quando tutti si vogliono bene, hanno solidarietà, tolleranza in nome del rispetto reciproco dei diritti di ciascuno. Questo dal punto di vista dei singoli, dal punto di vista della collettività, la democrazia è il regno della giustizia e dell'uguaglianza. Chi potrebbe negare ciò? Nessuno. Tuttavia, al tempo stesso, questa idea di democrazia completamente apolitica, cioè in cui non sono presenti le caratteristiche della politica occidentale, questa idea di democrazia si accompagna, non è che è sbagliata, si accompagna costantemente in modo contraddittorio, ma ripeto, le contraddizioni sono nelle cose, all'idea che la democrazia è anche potere, come dice anche la parola, e conflitto di potere. La democrazia è un equilibrio instabile fra quel blocco di prime idee, che ci piacciono di più, che possiamo definire ordine, un ordine, poniamo, giuridico, un ordine perfettamente giuridificato, e la sua natura storica, che è il fatto che la democrazia, anche la migliore, nasce dal conflitto e contiene il conflitto. Ecco. Cioè la democrazia non è pensabile senza il nemico reale. Nemico reale, nemico, nella fase costituente, cioè appunto nella fase della presenza del popolo. La democrazia italiana, che stando alla Costituzione ancora vigente del 1947 non è una brutta democrazia, è una democrazia segnata profondamente dal nemico. È evidente, è una democrazia antifascista. E non perché sia una democrazia faziosa, ma perché nasce da una guerra civile. La scrivono i vincitori della guerra civile. Dopo avere sconfitto una serie di ipotesi intellettuali e politiche del tutto diverse. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente c'è stato un dibattito che ha visto tra gli altri coinvolti Aldo Moro e l'onorevole Lucifero, quale Lucifero era un conservatore spinto, che diceva la Costituzione deve essere afascista. Cioè, deve essere un insieme di norme scritte come se il fascismo non fosse mai esistito nella storia dell'umanità. Cosa c'entra il fascismo con la Costituzione? Moro, che insomma non era un feroce bolscevico, vero? Moro dice, ah, spiacenti, questa Costituzione la stanno facendo dei partiti di ispirazione diversissime e tuttavia uniti fra di loro, dall'avere avuto e dall'avere un nemico in comune. La democrazia sta nella storia, non sta fuori dalla storia. E questo nemico in comune orienta la democrazia e orienta la Costituzione. La Costituzione non è neutra. Come fa a essere neutra? La Costituzione porta la cicatrice, il segno di quel conflitto. E non soltanto nella dodicesima disposizione transitoria e finale, dove c'è scritto che tu puoi in Italia fondare qualunque partito ti piaccia, col nome più bislacco che ti piace, tutti puoi fare, tranne che fondare il disciolto partito fascista. E per di più, in deroga ai diritti civili che hanno tutti, i capi del disciolto partito fascista non possono per un certo periodo di tempo godere dei diritti civili e politici. Questa è semplicemente una cicatrice che ricorda un conflitto, ma in realtà è tutta, insomma, i principi fondamentali che Moro anche una volta diceva, non facciamo un preambolo, perché un preambolo è più debole, facciamo che la Costituzione contiene in sé, non fuori di sé, contiene in sé l'orientamento, il proprio orientamento. Beh,
quei principi fondamentali sono principi antifascisti. Cosa fare? Dunque, c'è la presenza originaria del nemico. Non solo, ma una democrazia è tutt'altro che uno spazio politico nel quale sono tutti d'accordo. La democrazia è lo spazio politico nel quale si manifesta il più alto disaccordo. Disaccordo, conflitto, robusti avversari, nemici, no, cioè non corre il sangue, no. Quando pensate al nemico dovete pensare al sangue, cioè alla morte. Allora, dentro una democrazia questo non c'è, però c'è poco meno di questo. Ci sono prospettive politiche largamente difformi, idee della convivenza largamente difformi. C'erano i democristiani, c'erano i comunisti. E i democristiani non hanno mai pensato di mettere fuori legge i comunisti. Glielo dicevano gli ambasciatori americani, ma loro hanno detto non si può, gli facciamo di tutto meno che metterli fuori legge. Le democrazie, anche le più retrive, la nostra non era particolarmente retriva, poteva essere interpretata anche in modo retrivo, ma insomma le democrazie sono esattamente lo spazio del conflitto, altrimenti non abbiamo una democrazia, abbiamo una galera, dove tutti stanno zitti, sono d'accordo. E le divergenze sono massime, non minime. Non è che si diverge sopra elementi accidentali, si diverge sopra elementi sostanziali. Cioè, ad esempio, sull'interpretazione della destinazione sociale della proprietà privata. Oppure sull'interpretazione dell'articolo 3 della Costituzione. La Repubblica rimuove gli ostacoli. Volendo, c'è dentro questo articolo uno spazio di conflittualità altissima. Non si capisce perché dobbiamo spaventarci della conflittualità, perché dobbiamo fare tanta fatica per inventarci la democrazia se poi non ci consente di porre in essere le nostre differenze, che sono poi differenze di idee, ma di interessi, di diversa collocazione nella società, di diversa collocazione nei processi economici e produttivi. Le democrazie sono piene di conflitti. Fra partiti, quando c'erano i partiti, ma anche adesso che non ci sono praticamente più. Linee di inimicizia sono evidentissime in una mappa della nostra società. Fossimo in America direi la linea del colore. In Italia fra un po' diventa la linea della religione. Oppure la linea delle periferie. Oppure la linea del lavoro o della sua mancanza. Sono linee di frattura, linee di conflittualità, linee di contraddizione, linee di inimicizia che possono arrivare alla tensione estrema, certo, non al sangue per le strade, non alla rottura del patto. Il patto non era d'ora in poi andremo tutti d'accordo, il patto era mettiamo fuori il gioco una certa ipotesi di sviluppo della società occidentale. Bene, era necessario dire tutto ciò per arrivare ai nemici invisibili. Che cos'è il nemico invisibile della democrazia? Allora, il primo grande nemico invisibile è l'ignoranza, evidentemente, cioè l'ignorare, il non vedere quello che c'è e magari anche il vedere quello che non c'è, che ti fanno vedere, come se ci fosse. Ma un pochino più nello specifico. Che cos'è la mia tesi sul nemici invisibili della democrazia? È questa. Gli equilibri su cui si regge la democrazia sono equilibri instabili. E non c'è verso di stabilizzarli. Chiunque voglia una società stabile non vuole la democrazia.
Sono equilibri instabili frutto di negoziazioni o di lotte, a seconda delle circostanze, fra i diversi interessi, le diverse anime, le diverse logiche che stanno dentro la modernità. La logica della libertà, la logica dell'autorità legittima, la logica dello Stato, la logica dell'individuo, la logica del popolo come presenza, la logica del popolo rappresentato. Quando un equilibrio viene turbato da processi, questo è il punto, perché quasi sempre la questione è qui, da processi reali, processi storici, processi economici. Quando un equilibrio, un momento, una fase degli instabili equilibri di cui è costituita una democrazia contemporanea viene turbato da processi, molto più che da individui. Questo turbamento genera delle contraddizioni che lavorano sotterraneamente dentro la democrazia. Quando il tasso di contraddittorietà diventa troppo alto e produce sintomi visibili, qual è la reazione? Tanto del potere quanto dei comuni cittadini. La reazione è di dire, ma questa spiacevole novità da dove deriva? Come mai abbiamo improvvisamente questo problema? E allora la reazione che è stata tipica e che per certi versi lo è ancora, è quella che possiamo definire la iperrappresentazione. Un processo che non si è visto, era un processo storico oggettivo, ma non è stato visto, a un certo punto produce risultati reali, tangibili, negativi, allora si costruisce, si raffigura, si rappresenta un nemico mostruoso, per poter dire, bene, questo è il capro espiatorio, la colpa è sua, nemico mostruoso, iperrappresentato dalle fattezze terribili, soprattutto esterno a noi. Che cosa c'entriamo noi con quello lì? Si vede che questo signore, questo nemico mostruoso, ha lavorato sotterraneamente per anni, ha complottato contro di noi, noi stupidi non ce ne siamo accorti, e adesso ci tocca sterminarlo, adesso che lo vediamo, e al tempo stesso andare a cercare se non ce ne fossero degli altri nascosti, come lui. Snidiamoli, individuiamoli. Facile. Facciamo qualche... Dunque abbiamo un meccanismo generale che è questo, processi storici oggettivi non visti e poi a un certo punto iperrappresentati e soggettivizzati in un'immagine di un nemico che non è neanche un nemico, è un mostro, letteralmente. Andiamo un po' più all'interno della teoria del nemico invisibile, della democrazia. Secondo me possiamo parlare di nemico invisibile sotto due profili. Nemico invisibile perché l'equilibrio instabile della democrazia si è squilibrato per difetto di visibilità. Primo tipo di... Allora abbiamo il banale vecchio complotto, cioè signori, esseri umani che si mettono di nascosto a complottare per rovesciare il potere legittimo, cosa abbastanza desueta al giorno d'oggi, perché al giorno d'oggi i poteri legittimi non sono facilmente rovesciabili da complotti isolati di persone, ma da Catilina, anzi dalla congiura delle Erme, su cui scrisse Antifonte, a Catilina, fino ai catari che se ne stavano nascosti, dovevano essere snidati,
fino ai protocolli dei savi anziani di Sion, fino ai romanzi di fantascienza americana di età maccartista, c'è quest'idea, complotto, che poi qualcuno, per fortuna, salvatore della patria, scopre, porta alla luce. Facile, troppo facile. Non funziona più, e ha funzionato molto a lungo così, ma non funziona più così oggi. Altro nemico della democrazia sotto la rubrica assenza di visibilità. Chiaro, l'inversione di gerarchia fra pubblico e privato, cioè dar più peso al privato che al pubblico. Banalmente, la corruzione. La corruzione vuol dire che una persona investita di una funzione pubblica lavora per sé e non per il pubblico. Una corruzione che può avvenire di nascosto, in segreto, ma può anche avvenire in pubblico, in modo sfacciato e plateale, come diceva il povero Rousseau, quando il più vile interesse si adorna sfrontatamente del sacro nome di bene pubblico. Il più vile interesse. Insomma, ci sono conflitti di interesse che se ne stanno nascosti e conflitti di interesse che si autoproclamano. Ancora, fra i nemici invisibili della democrazia per difetto di visibilità, la finanza. La finanza che, secondo il solito Rousseau, era una parola da schiavi. Che cos'è la finanza? Beh, è quell'attività che consiste nel muovere in segreto merci sconosciute. Allora, io ho pensato tutto ciò autonomamente. Poi, 3 giorni fa, mi è capitato di leggere un libro non ancora pubblicato, dal quale ho imparato ciò che ignoravo, cioè che esiste una teorizzazione della finanza contemporanea del concetto di darkness, oscurità, e del concetto di dark pools, piscine oscure, che sono degli immani contenitori di moneta virtuale nascosti rispetto alla finanza visibile, sui quali agiscono le cosiddette high frequency tradings, le transazioni ad alta frequenza, gestite da algoritmi, cioè computer che attraverso un algoritmo fanno di nascosto continue vendite e continui acquisti di beni finanziari su tutte le piazze del pianeta, guadagnando ogni volta che so io un millesimo di dollaro, solo che lo fanno miliardi di volte. In questo momento il giro d'affari del lato oscuro della finanza è 80 trilioni di dollari. Dice, beh, va bene, cosa c'è di nemico della democrazia in una cosa del genere? Prova a dire. Di nemico della democrazia c'è che attraverso la mobilitazione di una quantità di denaro di questo tipo tu distruggi un paese, distruggi ceti sociali. Allora, tutto ciò era avvenuto ben prima che nascessero i computer. Qui si presta, la iperrappresentazione qui è ovvia, è banale, purtroppo nella storia dell'Occidente è stata la iperrappresentazione dell'ebreo. Non su questo tipo di finanza che non esisteva, ma sulla finanza in generale e sulla crisi del 29. Che cos'è questa roba? Di chi è la colpa? Andava tutto così bene, qualcuno ha fatto un complotto contro di noi, chi è stato? Eccoli lì, i soliti. Da manuale. Oggi, grazie a Dio, non si fa più in questo modo,
È proprio l'esempio da manuale di un processo, naturalmente la crisi del 29 è una crisi di sovrapproduzione curata con la deflazione, che è come curare la polmonite con delle iniezioni di stafilococchi, per cui... Però, da una parte, pone alla luce delle contraddizioni che non devono essere poste alla luce del sistema produttivo, dall'altra... È difficile da capire, da spiegare. Si fa molto prima a inventarsi un qualche responsabile. Ma c'è il nemico invisibile della democrazia, c'è anche, e questo Bobbio non lo sapeva perché non lo poteva sapere, esistono i nemici che non nascono dal segreto, dal difetto di visibilità. No, esistono nemici che squilibrano gli equilibri instabili della democrazia per eccesso di vedere. La virtualità. Vivere dentro un mondo che non è più presenza, un mondo che è visibile, ma non più nella modalità della presenza, non più nella modalità della rappresentanza, rappresentazione politica, nella modalità della apparenza. Vivere dentro un mondo di apparenze, cioè dentro un eccesso di visibilità che è accecante, non ti fa più vedere nulla. Ora, noi sappiamo da Guy Debord che i rapporti sociali sono mediati da immagini, ma a questo livello sono le immagini che fanno sparire i rapporti sociali. Cioè fanno sparire la percezione del sé, della posizione del sé dentro la società, fanno sparire la politica. Il mondo, il nemico invisibile della democrazia è anche la ipervisibilità. Quando tu vivi dentro un mondo di pura virtualità, di pura rappresentazione, di pure immagini, e ci passi tutta la tua vita, non hai più la percezione della tua esistenza. Pensi che la vita intera sia, quando c'era la televisione, uno show. Oggi che c'è il web, un videogioco. Fai di tutto perché tanto è un gioco. Non hai nemmeno la percezione che al di là di quella cortina di elettroni ci sono dei corpi, delle contraddizioni reali. C'è la realtà. E che tipo... E pensate un po'... Che razza di responsabilità può sviluppare una persona? Che razza di consapevolezza può sviluppare una persona che crede di vivere dentro un videogioco? Può fare di tutto, tanto. E pensate quanta ignoranza c'è, cioè quanto gliela puoi dar da bere a uno che vive dentro i videogiochi. Questo, guardate, non me lo sto sognando. Gli americani lo sanno da un mucchio di tempo, un film come Truman Show è manifestazione dell'angoscia che è figlia dell'elettronica, è dell'angoscia che tutto il mondo dentro il quale viviamo sia tutto falso, sia tutto un'immensa rappresentazione virtuale. Poi abbiamo dunque un eccesso di visibilità che naturalmente implica, che abbiamo definito luce accecante, che possiamo definire lato oscuro del vedere, con una complicazione resa possibile dalla rete, cioè, qui ci stiamo avvicinando proprio al nucleo teorico, cioè l'inversione fra vedere ed essere visti. In una democrazia vagamente normale, chi non è visto è tendenzialmente il cittadino, sì, c'è anche il segreto di Stato, ma insomma è una piccolissima parte della realtà politica. Mentre invece per il cittadino il non essere visto è molto importante. Non perché sei un delinquente e non vuoi essere visto, ma proprio perché non c'è motivo perché
qualcuno ti venga a vedere se tu non lo hai ammesso. Allora, la circolazione di video intimi sulla rete, pensate che razza di cortocircuito pone in essere. Un cittadino che ha scelto liberamente che all'interno della sfera intimissima egli possa essere visto soltanto da Tizio e da Caio, improvvisamente, per una serie di tragiche circostanze, viene visto da tutti. Allora, è proprio chiunque può vedere gli altri, nella rete, dunque, si, tendenzialmente chiunque, in anonimo, perché quel che ne so io che non ne so molto, ma insomma, dentro la rete si è anonimi, in anonimo, cioè coperto, puoi vedere tutto quello che c'è dentro la rete. Ma al tempo stesso, chiunque dentro la rete può essere visto, anche quando non avrebbe voluto, dagli altri. Cortocircuito che non è per niente affascinante, è semplicemente il collasso dell'equilibrio instabile fra visibilità e privatezza che deve caratterizzare una democrazia. Poi, ancora, sempre all'interno dello squilibrio generato dall'eccesso di vedere, abbiamo lo squilibrio determinato dall'eccesso del poter essere visti, non da quel potere orizzontale che è la rete, ma dal potere verticale che è lo Stato, che in nome della sicurezza ci guarda sempre di più. Questo è storia di oggi. In nome della sicurezza, lo Stato, nei suoi apparati segreti, invisibili, vede noi, rovesciando, anche da questo punto di vista, l'equilibrio fra il vedere e l'essere visti. Lo Stato, che dovrebbe essere ciò che è più visibile, sviluppa moltissimo gli apparati segreti invisibili, il cittadino, che dovrebbe essere ciò che è meno visibile, diventa sempre più visibile. Ci sono stati articoli in cui dicevano quanto sia bello tutto ciò, a me non sembra per niente bello, però c'è. Infine, nemici invisibili non dalla parte del vedere, ma dalla parte del nemico, e anche qui c'è qualche cosa di straordinario, di nuovo. Il nemico invisibile è la invisibilità del nemico. Cosa vuol dire? Vuol dire che una democrazia è squilibrata, gravissimamente squilibrata, quando non ha più nemici. Quando è un regime che ha all'interno conformismo e uniformità, e all'esterno non ha nemici, ma mostri. La democrazia, come abbiamo già detto, nasce perché sia possibile, nasce da una reale inimicizia storica che ricorda, e nasce perché sia possibile il conflitto, non mortale, ma insomma un bel conflitto fra parti. Se non ci sono i nemici o gli avversari, ecco, se una democrazia è priva del nemico originario ed è priva di avversari al proprio interno, cioè se non lascia spazio all'emergere delle posizioni, delle parti, insomma, all'interno del pensiero unico, all'interno del pensiero che si presenta con la famosa espressione di Margaret Thatcher, there is no alternative, non c'è alternativa. E la mancanza di nemico è il nemico invisibile. Non fa bene alla democrazia il conformismo, né che questo fosse una delle contraddizioni interne della democrazia. L'aveva visto Tocqueville fra il 1835 e il 1840, dunque. Oggi, e l'aveva chiamata tirannide della maggioranza, oggi, ma neanche della maggioranza la dobbiamo chiamare, dobbiamo chiamarla tirannide della unanimità
che si unisce alla tirannide degli algoritmi nascosti che governano le nostre vite. Oggettivamente, la pretesa che la democrazia sia il trionfo della oggettività, che sia il trionfo della tecnicità, che sia il trionfo di ciò rispetto a cui non c'è alternativa, è uno dei nemici invisibili su cui non c'è iperrappresentazione, perché sta lavorando, ma ha prodotto dei risultati che al momento non paiono ancora catastrofici, ma lo sono, secondo il mio parere. L'assenza del nemico è il nemico invisibile. E questo non per nostalgie belliciste, ma perché quell'assenza del nemico risponde a un'ideologia, cioè all'ideologia che la politica non deve esistere, che esiste solo l'amministrazione tecnica dei problemi di questo mondo e che chiunque pensi che un problema possa essere risolto in un modo diverso è semplicemente un pazzo. Come chiunque pensi che aggiustare un rubinetto possa essere fatto in modo diverso da come lo si fa. Voi direte, ma dove te li sei sognati gli algoritmi? C'è qualche insegnante qui dentro? Ecco, ho già risposto. Algoritmo segreto che non viene reso pubblico. Per me è meraviglioso, assolutamente splendido come esempio. Non c'è alternativa, la politica non deve essere il conflitto, non dico amico-nemico che è roba impegnativa, fra avversari, no? La politica serve ad amministrare il più tecnicamente possibile, non c'è alternativa. Allora, per questa via, scompare anche l'essenza del vedere, insieme al nemico scompare il vedere, qui non c'è più uno spazio pubblico preso dal popolo. Non c'è più nemmeno la rappresentanza, che non serve più a niente, perché se la politica è tecnica, cosa diavolo ci stanno a fare quelli là a discutere in Parlamento? E allora ecco che dall'assenza del nemico si otteniamo la post-democrazia, che è un bel concettuzzo inventato da un politologo inglese che si chiama Colin Crouch, che vuol dire semplicemente: vogliamo chiamarla democrazia della recita, democrazia dell'apparenza? Cioè, le istituzioni democratiche continuano a funzionare, ma non contano assolutamente nulla e il potere passa attraverso canali che non vediamo. Il tutto in nome non in nome di alcun complotto, ma in nome della oggettività. Non vorrai mica metterti a discutere. E basta con i mondi alternativi. Io vi ringrazio, chiudiamo perché siamo arrivati al nucleo teorico proprio. Come si fa a uscire da questa roba? Questa è la corruzione della democrazia, la vera corruzione, non è che i politici prendano le mazzette, il che è semplicemente un reato. La corruzione, cioè proprio il corrompimento dell'idea di democrazia, che perde il vedere, perde il nemico e perde se stessa. Come si fa a lottare contro questa corruzione? Abbiamo due ipotesi. Abbiamo l'ipotesi di Rousseau, che è sostanzialmente quella che in filosofia si chiama la volizione dell'universale, cioè bisogna tornare a far sì che i cittadini recuperino il costume democratico. Il costume democratico è il costume, che è la legge più importante di tutte, quella che non si incide sul marmo, sul bronzo, ma nel cuore dei cittadini, sto citando evidentemente, il costume democratico, l'abitudine a volere l'universale, che vuol dire
per capirci, è il contrario dell'abitudine a dare la democrazia per scontata, ad accondiscendere alla sua corruzione e poi lamentarsi come se fosse colpa di qualcun altro. Cioè l'abitudine a volere la democrazia. La democrazia, ricordiamocelo, si fonda sul fatto che i cittadini la vogliono, perché è assolutamente evanescente, è un bene volatile. Questa è la soluzione di Rousseau, tornare ai buoni costumi democratici, classica soluzione repubblicana, cioè i cittadini mettono da parte l'interesse e passano tutto il giorno a proclamare la propria fedeltà alla patria. Bellissimo, non facile. Oppure, per uscire dalla passività in cui ci mette la post-democrazia, che ci rende tutti passivi, si può riprendere la posizione di Machiavelli, il quale queste cose le sapeva benissimo e infatti nei discorsi lo dice in modo chiarissimo. Come si fa a uscire dalla corruzione delle repubbliche? Beh, allora, le repubbliche che cosa sono? Conflitto fra gli umori, fra i grandi e il popolo, i grandi che vogliono comandare, il popolo che non vuole essere comandato. Come si corrompono? Si corrompono perché a un certo punto anche lì arriva l'interesse privato, il conflitto continua a esserci certo, ma in nome degli interessi privati. Diventa violentissimo, guerra civile, corre il sangue a fiumi e allora il primo abbastanza bravo che arriva a porre la pace è applaudito da tutti. Cesare dice, lui ce l'aveva con Cesare, che in realtà avrebbe dovuto avercela con Augusto, ma insomma. No, per cui, certo, pone la pace, per di più restaura l'ordinamento repubblicano semplicemente togliendo ogni valore politico all'ordinamento repubblicano. E invece come si fa a uscire dalla corruzione delle repubbliche non attraverso la via del cesarismo mescolata con la via della apatia del popolo? Perché il cesarismo vuole la apatia, ovviamente, no? Come si fa? Si riducono le repubbliche ai principi loro. Si torna indietro. Il poveretto aveva questa idea che si potesse tornare indietro. A che cosa? All'essenza della Repubblica. E qual è l'essenza della Repubblica? Il conflitto. Tutte le alterazioni della Repubblica che vanno nella direzione della conservazione, del mantenimento dei conflitti, sono delle alterazioni che stanno riportando le repubbliche alla loro essenza originaria. Tutte le alterazioni che portano le repubbliche a conflitti violentissimi che poi esigeranno che un Cesare arrivi a pacificare il tutto, ammazzando le libertà pubbliche, però almeno salvando la vita dei cittadini, sono alterazioni, corruzioni sbagliate. Tornare ai conflitti, che da noi vorrebbe dire, cosa incredibile, tornare ai partiti. Cioè, alle parti. Al fatto che una società è fatta di parti che si riconoscono come parti e che confliggono moderatamente, ma insomma seriamente, fra di loro. Per la serie Urania. Ultimo squilibrio, non più sull'eccesso o il difetto di vedere, ma non più per la mancanza del nemico, ma per l'eccesso del nemico, troppo nemico. E qui evidentemente è il terrorismo, troppo nemico. Il terrorismo non è nemico solo o principalmente della democrazia. Noi ci dimentichiamo che i terroristi fanno saltare per aria ogni giorno che Dio manda in terra qualche decina o centinaia di persone in paesi del Medio Oriente che non sono democrazie, dove però la gente muore lo stesso. Però certamente è nemico anche della democrazia, ovviamente. Non è invisibile. Che cos'è il terrorismo? È un nemico parzialmente invisibile che ha l'obiettivo di produrre effetti spettacolari, perché di solito vuole produrre effetti spettacolari,
che viene combattuto da poteri invisibili. Contro il terrorismo, se c'è un rimedio, sono i servizi, i quali poteri invisibili sono in grado di vedere tutti, i terroristi, speriamo, e anche i cittadini. Dunque, il terrorismo è nemico della democrazia perché è nemico del rapporto fra visibile e invisibile, che è tipico della democrazia, ed è nemico degli equilibri di quel rapporto. Perché se la democrazia è tendenzialmente a rendere visibile il pubblico e invisibile il privato, il terrorismo li rovescia, costringe il pubblico a essere invisibile e costringe il privato a essere visibile. È un nemico invisibile in parte, perché è invisibile mentre lavora, ma certamente il suo non è invisibile come un processo storico che non si vede, è invisibile finché dura la miccia. Poi quando la miccia fa esplodere la bomba deve produrre effetti visibilissimi, spettacolari. Il terrorismo non fa paura, è nemico della democrazia perché non fa paura, genera angoscia. È un'altra cosa. La paura è la reazione davanti al pericolo reale e presente. L'angoscia è l'idea che può capitare tutto, ovunque, in qualunque momento. E effettivamente non fa star bene. Ed è la sensazione di non avere nulla sotto controllo. Ed ecco il suo effetto lacerante sulla democrazia. Non ha, la sensazione di non avere nulla sotto controllo quando diventa il modo di vivere nostro quotidiano, di noi cittadini, è la sensazione di vedere nemici ovunque. Qui non c'è più nemmeno bisogno che il potere politico verticale iperrappresenti il terrorista, ce lo iperrappresentiamo noi tutti i santi minuti. E non c'è giorno che noi sempre più intensamente non guardiamo storto qualcuno che viene da altre parti del mondo dicendo: ma questo qui, ecco, questo corrompe la democrazia, perché spezza la fiducia, spezza, cioè, il patto. E naturalmente effetto collaterale tipico davanti alla minaccia terrorista: vietato avere opinioni differenti, non vorrai metterti a litigare in questo momento quando ci sono tanti problemi gravissimi, dunque la pace interna coatta. Bene, dice, come se ne viene fuori? Due vie. Il primo è quello che possiamo fare qui dentro in questo contesto, la critica, cioè l'uso sobrio e radicale, tutte e due, sobrio e radicale, della ragione, per rendere visibile i processi, per non patirli, per non essere passivi, tenerli in pugno. Non basta. Il secondo passaggio è quello fondamentale. Tutto quello che ho detto è, in realtà, noi non abbiamo più una sufficiente quantità e qualità di politica. Non l'abbiamo. È l'assenza di politica il nostro vero problema. È l'essere assuefatti al pensiero unico, l'essere assuefatti alla visibilità incondizionata, l'essere assuefatti a prendere per naturale ciò che è storico. Noi non facciamo più politica. Non siamo più capaci di prendere parte, di partecipare nel senso di prendere parte. Siamo più capaci di analizzare processi, situazioni, in modo radicale. Basti pensare che la parola radicalismo, sulla base del lessico anglofono, è diventata un insulto. Io sono abbastanza vecchio per essere passato dall'uso indiscriminato della, per aver visto il passaggio dall'uso indiscriminato della parola radicale in senso positivo, in senso marxista, no? Radicale è colui che va alle radici.
a invece vederla, sentirla adoperare in senso negativo, come negli Stati Uniti, radicale vuol dire fanatico, estremista fanatico. Per cui un tale è un radicale islamico. Invece che dire, come si diceva una volta, fanatico, fondamentalista, la politica, cioè vedere, ma poi agire. E stiamo attenti, perché vedere, come vi dicevo all'inizio e chiudo, è certamente il prodotto della critica. La critica rende visibile ciò che altrimenti non si lascia vedere. E la critica fa molto, nel senso che si sostituisce alla narrazione, contro la narrazione, la critica. Contro quelli che te la vogliono dare a bere, il fatto che tu ragioni. E poi l'azione politica, anzi, l'azione a cui è intitolato questo festival, Agon. Quello che manca è la politica come Agon, come conflitto attivo e non passivo, determinato e non indeterminato, individuale e collettivo. Questo è. Quando c'è Agon non c'è angoscia, massimo c'è paura, t'arrabbi. Ma l'angoscia è quella che ci ammazza. Il vero problema, e chiudo, è che con la filosofia si arriva alla critica, certo. Ma guai se noi pensassimo che dalla filosofia si deduce Agon. Troppo facile. Non è così. L'Agon ce la dobbiamo inventare rischiando di sbagliare. Se vogliamo, perché tutto riposa su questo, se vogliamo che la nostra democrazia sia una democrazia, non una post-democrazia, una pseudo-democrazia, una democrazia recitativa, una democrazia senza visibilità o con troppa visibilità, senza nemici o con troppi nemici, se vogliamo ciò, se vogliamo che i nemici invisibili siano messi al loro posto e chiamati col loro nome, resi visibili e magari combattuti, se vogliamo prima la critica, poi la prassi. Ricordandoci che quando si agisce politicamente non si consulta il libretto prima, proprio si deve avere un discernimento che sta a ciascuno di noi, perché la politica è la vita e la vita la si vive senza leggerla in un libro. La si vive. Certo, i libri vanno anche letti, perché altrimenti non hai alcun nutrimento della tua testa. Per cui fino ad arrivare alla critica, per noi che ci appassioniamo alla filosofia, ce la facciamo. Arrivare alla politica è un salto rischioso e difficile. Se non lo facciamo, non ne verremo mai fuori. Vi ringrazio.